Alle più di 500 eredità mondiali da proteggere, culturale e naturale, ne appartengono altre quattro ungheresi: l'arciabbazia benedettina di Pondonholm, la grotta di stalattiti di Ochterek, il villaggio antico e la ruina di Holoke, il quartiere del castello a Buda e la riva del Danubio. Da lontananza già si vede sulla montagna sacra di Pannonia il dignitoso monastero. L'arciabbazia di 1000 anni ha strappato il riconoscimento con la sua architettura e con i suoi valori nel campo della vita religiosa e della cultura per poter far parte dell'eredità mondiale. Il complesso architettonico viene presentato ai visitatori, da studenti e dai frati. La storia dell'abbazia è coetanea con la storia dello Stato ungherese. Nel 996, all'appello del principe Geza, risposero frati dalla regola di San Benedetto e si stabilirono qua, essendo ritiratasi dal mondo, per aiutare la fondazione dello Stato con la diffusione della fede cattolica e per far conoscere i magiari con la cultura del primo millennio. Nel 1002, il loro lavoro fu riconosciuto dal nostro primo re, Santo Stefano, con una lettera patente, la quale fissava anche la volontà reale, che preghino ogni giorno per la sussistenza del paese. La chiesa tardo-romanica e il monastero gotico furono più volte i protagonisti delle vicende clamorose del Medioevo ungherese. Dopo la dominanza turca, i frati benedettini ebbero un ruolo importante. Hanno organizzato i lavori agricoli della regione ed hanno ricostruito il monastero, il quale processo è ben rappresentato sui freschi barocchi del refettorio. Questo monastero fu anche la culla dell'educazione ungherese. 300.000 volumi della collezione benedettina, ormai più grande del mondo, aiuta agli studi e all'approfondirsi. Finora, tra le mura antiche, le vicende dei frati si alternano, verificando la sopravvivenza della radiazione spirituale di Pannonholm.
Il fascino turistico e dell'Octore Carsico dell'Ungheria nord-est viene dal paesaggio pittoresco della regione, dai villaggi delle montagne e dalla bellezza del mondo dei grotti. La vista si avvince ai visitatori. Tanto l'atmosfera delle casette rurali quanto la natura formata da se stessa continuamente e la flora e fauna unica. Il viatore, che vuole conoscere i giardini nazionali, ci trova sentieri insegnanti e vie turistiche per poter scoprire le magie geologiche della superficie. Quelli più coraggiosi possono conquistare la pioda, alta più di 50 metri, dalla quale la stalattite più alta e più bella d'Europa ha ricevuto il nome, la Grotta Baradla, al fondo della roccia. Questo sistema di grotte, nel seno della terra, che si estende sino alla Slovacchia, offre numerose curiosità. La sua peculiarità, in parte, sta nelle sue sale monumentali. Dall'altra parte, però, nella ricchezza dei colori e delle forme delle stalattiti. Le figure stalattiti, note a nomi propri, danno un saggio al pubblico della storia del globo e l'esperienza è acquistata non soltanto dalla vista, ma anche dall'aria medicamentosa e dalla serie dei concerti, nella sala dei concerti capace di più di 1000 persone. Holok, 100 km da Budapest, situata tra le chine di Cerhat, conserva finora le sue tradizioni architettoniche ed etnologiche. I giorni palots, giochi cortigiani e le tradizioni di Pasqua aspettano i visitatori. L'antico villaggio proteggiato è di origine medievale. Il villaggio, di tipo di una strada con case costruite su terreni stretti, è tipico dell'etnia Polots. Le case, originariamente costruite da legno, a causa degli incendi, per l'inizio di questo secolo, vennero sostituite da case di argilla, messe su una base di pietra, conservando però le forme tradizionali. Nello sfondo del villaggio, sul Sárhegy, sorge un castello trecentesco dal periodo dopo l'invasione tartara. Le ruine offrono uno spettacolo emozionante in cui la storia sembra di risvegliarsi. Il mondo dei giostre e convivi medievali. Thank you.
Il panorama che si vede dalle ruine è indimenticabile. Simboleggia l'armonia di un modo di vivere tradizionalmente con l'ambiente naturale. La città dei ponti, il cui panorama è uno dei più belli. Il Danubio, che scorre maestosamente, divide nettamente Buda Montanino e Pes di Pianura, dando un volto caratteristico ad ambedue rive. Nel Medioevo, Pes fu conosciuto come una città commerciante, però l'evoluzione del secolo scorso rappresenta le esigenze della borghesia crescente. Come si vede bene negli edifici imponenti, tutto quello si trova qua che venne considerato di valore per la nazione ascendente. Alla metà del 300, a Buda medievale, che diventò sede reale, la vita era molto vivida. Il cortile del Palazzo Reale era il luogo delle giostre cortigiane. Grande folla dei servi aspettavano le ordini dei poteri profani e secolari. L'età d'oro del palazzo fu nel 400. Il volto del territorio dell'eredità mondiale si è formato nel corso del 7-800, conservando molte volte la memoria delle età precedenti, come per esempio le terme, tanto amate dagli musulmani, oppure i frammenti gotici e rinascimentali. Hanno potuto vedere quattro volti diversi d'Ungheria. Questi sono valori culturali, architettonici e naturali che sono proteggiati come una parte dell'eredità mondiale. Sebbene siano diversi tra di loro, hanno una cosa in comune. Tutti sono benvenuti.